Prima di iniziare, ovviamente aspetto sempre qualcuno che si collega, qualche minuto finché mi danno la diretta. Poi inizio con la mia ricetta. Bene, allora ho visto intanto che qualcuno è già live, quindi salve a tutti, buon pomeriggio. Sono tornata con un'altra live. Spero che vi sia piaciuta la ricetta della flan al pistacchio. In ogni caso, se l'avete fatta, se avete avuto dei dubbi, potete comunque scriverla nei commenti e alla fine di questa ricetta ne possiamo anche parlare. Spero che vi sia in ogni caso piaciuta. Oggi prendiamo un'altra ricetta e scel ho scelto di fare un secondo piatto che comunque tutti penso che avete fatto o che chi non sa farlo, chi meno, è molto interessante. Facciamo il polpettone di carne. È un secondo piatto comunque molto semplice. Però ho scelto di farlo ripieno con prosciutto cotto e della provoletta all'interno. Potete comunque, se non vi piace, non mettere né il prosciutto né la provoletta, ma penso che comunque venga bello filante, quindi ci sta. Il mio contorno che ho scelto è stato di patate, però c'è l'alternativa di preparare a parte, quindi nella padella, non a forno, un mix di piselli, carote e funghi. E aggiungerlo alla fine, quindi dopo che avete cotto il vostro polpettone, potete aggiungerlo direttamente al piatto nella presentazione, anche perché si sposano davvero bene questi ingredienti. In ogni caso, possiamo procedere con la nostra ricetta e vediamo un po' come si realizza il polpettone di carne. Un attimo che mi sistemo e possiamo partire. Man mano ovviamente che facciamo questa ricetta vi dirò gli ingredienti. Allora, in ogni caso partiamo subito con del macinato, ho scelto del macinato di bovino e con del filetto appunto di grasso così si scioglierà durante la cottura ed è davvero squisito. Allora, cosa mettiamo all'interno? Quindi ho iniziato con 600 g di macinato di bovino. All'interno mettiamo 5 uova. Dovrà venire morbido, mi raccomando, è molto importante che non sia duro, altrimenti quando finirete di cuocerlo il vostro polpettone è duro e non morbido, appunto come dovrebbe essere. Aggiungiamo del prezzemolo che ho precedentemente lavato e tagliato, ovviamente la quantità del prezzemolo a vostra scelta. Aggiungete 150 g di parmigiano grattugiato, dobbiamo mettere la mollica del pane, quindi mi raccomando, togliete la crosta, dobbiamo utilizzare solo la mollica. Io l'ho messa in ammollo per 5-10 minuti e con un po' d'acqua, quindi è già pronta per essere utilizzata. Mi raccomando, eliminate la crosta. Utilizziamo 150 g di mollica di pane. Mettiamo del sale e del pepe. Io alla mia ricetta aggiungo anche diciamo, della mozzarella. In modo che viene già di suo, già la carne stessa, bella filante e quindi si scioglie molto, molto buona. Potete comunque non metterla se non la gradite. L'ho tagliata alla julienne o a pezzettini, va bene comunque, in ogni caso poi tenderà a sciogliersi. Adesso dobbiamo un po' impastare. Mi raccomando, il nostro polpettone dovrà venire morbido. Ovviamente perderò qualche minuto. Se il vostro impasto vi risulta duro, che comunque volete mettere meno uova e vi risulta un pochino più duro, aggiungete sempre qualche uovo, un altro uovo, come più gradite. In ogni caso, come vedete, appunto dovrà risultare morbido, almeno diciamo che la ricetta,
tradizionale della mia famiglia è sempre stato di aggiungere l'uovo e in ogni caso far venire l'impasto sempre morbido. Per qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda, scrivetelo nei commenti che alla fine del video li leggerò appunto e li guardiamo insieme. Ok, per me l'impasto è pronto. Un attimo, lavo le mani. Ok, adesso cerchiamo di fare il rotolo. Quindi ci servirà un foglio di carta forno e lo spennelliamo con un po' d'olio, in modo che quando noi andremo a rotolare il nostro polpettone si girerà con facilità. Ovviamente non ne occorre tanto, in modo che comunque riusciamo a lavorarlo facilmente. Come vi ripeto, potete pure ometterlo. E non mettere il prosciutto è nulla, però penso che sia molto più buono. Quindi adesso dobbiamo schiacciare il nostro polpettone. Cerchiamo di farlo un po' no, né sottile ma neanche spesso, e in ogni caso dobbiamo dargli sempre una forma. Io do la forma rettangolare proprio per avere un ottimo modo per poterlo avvolgerlo. Più viene preciso e più il nostro polpettone non si aprirà. Adesso utilizzeremo quindi della provoletta. Io ho usato l'edamer e anche del prosciutto cotto, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di provoletto o prosciutto voi gradite. Ok, adesso dobbiamo appunto chiudere il nostro polpettone. Iniziamo avvolgendolo. Dovete appunto aiutarvi con la carta forno. La carta forno non servirà ad altro, servirà solamente appunto per avvolgerlo. Adesso chiudete, mi raccomando, sempre i bordi, altrimenti fuoriuscirà tutto. In ogni caso, ho scritto, spero lo vediate nella descrizione, il link del mio sito in cui ho già postato la ricetta. Potete leggere man mano che io la, appunto, mentre lo sto facendo, potete leggere gli ingredienti e il procedimento. Allora, il nostro polpettone è pronto. Adesso dobbiamo solamente mettere tutto dentro. Sulla base della teglia mettiamo del sale. E dell'olio. Non tanto perché comunque anche il polpettone tenderà a buttare via. Mi raccomando, chiudetelo bene. Un bel gigante polpettone, qui 4-6 persone riescono tranquillamente a mangiarci, sempre dipende comunque dalle quantità che i vostri amici mangino, quindi se sono di buona buona forchetta, beh, penso che per 4. Allora, già tagliato, pulito, quindi ho sbucciato le patate, le ho pulite.
Ho utilizzato 500 grammi di patate, ho sbucciato, le ho pulite, le ho lavate le ho già tagliate a pezzetti, a pezzi. Ovviamente voi potete tagliarle a fette come comunque più piace a voi. Quindi arrangiamole. Ok, adesso dobbiamo pepare, se gradite un po' sul polpettone va bene, saliamo nuovamente, ok, e aggiungiamo un altro filo d'olio alle patate. Metto un po' anche sul polpettone, anche se sul fondo della teglia e dentro siamo perfetti. Potete aggiungere anche qui, se desiderate, delle patate, del prezzemolo alle patate. Scusate, una piccola gaffa, potete aggiungere delle carote, volevo dire, alle patate, del prezzemolo, o comunque quello che più gradite, della cipolla, del pomodoro, per dare un po' di colore e anche un altro po' di gusto. Allora, il nostro polpettone è pronto. Dovrà cuocere a 180 gradi, quindi in forno. Io uso un forno statico, non ho il forno ventilato. 180 gradi per 50-60 minuti. In ogni caso, i gradi sono sempre personali in base al tipo di forno che avete. Mi raccomando, quando si dorerà il polpettone e le patate appunto siano morbide, potete uscirlo. Fate attenzione a non cuocerlo troppo, altrimenti si seccherà, ma neanche poco perché resterà crudo. Quindi andate sempre guardando e il polpettone, diciamo che è pronto, quindi manca solamente della cottura. Adesso leggiamo insieme i commenti, ci provo a non staccare il video. In ogni caso vi rielenco nuovamente gli ingredienti che servono. Allora abbiamo utilizzato 600 g di macinato di bovino, perché lo preferisco, e 150 g di formaggio grattugiato, qualsiasi formaggio voi gradite, 150 g di mollica di pane, mi raccomando togliete la buccia di fuori, quindi la crosta. 5 uova, sempre le uova vanno sempre, se volete farlo più morbido o meno morbido, quindi questo decidete voi. Io ne utilizzo sempre 5 su 600 grammi, proprio perché la morbidezza del polpettone è ottima. E poi abbiamo utilizzato del prezzemolo, sale e pepe all'interno e del formaggio grattugiato, in questo caso io ho usato l'Edamer grattugiato all'interno del polpettone. Voi potete comunque usare un altro tipo di formaggio o potete anche non metterlo. L'interno è stato fatto con il ripieno di prosciutto cotto e della scamorza, quindi sempre Edamer, potete utilizzare un altro tipo di formaggio. Mi raccomando, e contorno a vostra scelta. Io ho utilizzato contorno di patate, ma anche piselli, carote e funghi va benissimo. Cuoceteli, magari mettete un dado durante la cottura di questi piselli, carote e funghi e siete a posto. In ogni caso, la cottura abbiamo detto 180 gradi, giusto? Per 50-60 minuti. In ogni caso, fate sempre attenzione a non bruciarlo, mi raccomando, oppure non lasciarlo un po' crudo. E allora, mi raccomando, seguitemi sempre sul canale YouTube, sulla pagina Instagram e sul mio sito web. Vi metterò i link nella descrizione. Adesso cercherò di leggere i vostri commenti. Spero che non si stacchi, che non succeda nulla, perché sono un po' una frana, anche se sono giovane, ma... Allora, intanto saluto chi mi sta guardando, sempre e comunque, grazie, mettete sempre un like alla pagina, condividete, suggerite ai vostri amici e faremo più spesso
delle ricette in live, perché non so, magari le gradite, vi piacciono e potete scrivere tranquillamente gli ingredienti con velocità. Quindi seguitemi e siamo qua. Molti mi avete salutato, quindi vi mando un bacio a tutti coloro che mi hanno salutato. E una signora scrive: troppo le uova, io le faccio simile, ma ne uso due uova. Signora, ripeto, per le uova è sempre una cosa soggettiva. Io ne utilizzo di più per far venire morbido il polpettone, però se lei ne mette due va benissimo. Dipende sempre dal gusto che vogliamo dare. È una cosa un po' soggettiva. Invece mi sapete dire cosa ne pensate del flan? L'avete provato? L'avete fatto? Vi è piaciuta questa ricetta? Non so, ditemi voi qualche suggerimento. Grazie alla signora che mi ha scritto, sei bravissima. Grazie Annalisa. Ciao, saluto tutti per chi mi sta salutando. Ok, vedo che comunque non ci sono commenti di difficoltà, di qualche chiarimento, non avete problema. Va benissimo, allora penso che la mia diretta sia un po' finita. Salve, sì, mi chiede, scusami quanta carne. Ho utilizzato 600 grammi di macinato, quindi di tritato di bovino, però se voi avete un altro gusto che vi piace, che sia di suino, va benissimo. L'importante è comunque che sia tritato, ovviamente, altrimenti non possiamo utilizzare il polpettone. Kevin Mezzapesa mi scrive: ricetta, grazie. E la ricetta la troverete nel link. Metterò il link comunque del sito, quindi in caso potete cliccare tranquillamente il sito e leggere lì la ricetta. Però se gradite ve la posso ridire, non lo so. Io la dico un attimo al volo: 600 grammi quindi di macinato di bovino, 150 grammi di mollica di pane, 150 grammi di formaggio grattugiato, del prezzemolo, sale, pepe, sempre a quantità. Ho usato anche dell'edamer grattugiato all'interno per il polpettone, e il ripieno del polpettone con del prosciutto cotto e dell'edamer quanto voi gradite, quindi questo è in base al vostro gusto. E purtroppo non vedo tutte le domande, in caso Celeste potresti riscriverla per favore, non la leggo, mi dispiace, ho cercato ma non c'è. Allora, la signora Carmela mi chiede come lo arrotoli. Ovviamente la diretta che ho fatto verrà salvata, quindi io glielo spiego subito, però può anche guardarlo, quindi magari quando lo fa può riguardarsi questa live. La ricetta. E allora, come lo arrotolo? Lo arrotolo semplicemente utilizzando del foglio di carta forno, quindi mi aiuto a rotolarlo. Ovviamente sul foglio di carta forno dovete spennellarlo con dell'olio, altrimenti il vostro macinato non girerà e quindi farete fatica un po' ad avvolgerlo. In ogni caso, utilizzate il foglio di carta forno per piegarlo, quindi aiutatevi a rotolarlo, però il foglio di carta forno non va arrotolato, quindi non va in cottura. C'è un'altra alternativa per cuocere il polpettone, ovvero avvolto direttamente nella carta forno e nell'alluminio, e quindi si entra in forno direttamente con la carta forno e l'alluminio, quindi senza srotolarlo direttamente con carta forno. Però personalmente non mi piace molto come gusto, in quanto viene un po' umido, quindi preferisco cuocerlo senza la carta forno. Ma se a voi piace potete tranquillamente farlo. Quindi le due alternative sono o senza carta forno o con carta forno e alluminio, quindi arrotolato, e potete cuocere tranquillamente con la carta forno in base ai vostri gusti. Allora, la signora mi chiede se si può utilizzare le uova e con cosa poteva sostituire. Può sostituire con del latte, in modo che viene più morbido, e può mettere in caso dentro il pane, quindi ammorbidire la mollica del pane con del latte per avere più gusto, o anche più acqua. Quindi se non vuole bagnare il pane, cioè la mollica del pane dentro il latte, può bagnarlo con l'acqua, però deve un po' abbondare, anche perché non avendo le uova deve venire un po' più morbido.
Quindi può mettere anche dell'olio all'interno per venire un po' più soffice. Mi dispiace, ma non avevo letto la sua domanda perché non mi spuntava. In ogni caso, penso ora adesso di aver risposto a tutti. E grazie per chi mi ha seguito. Se avete altre domande mentre sono in live, potete comunque scrivermi. Io sto un po' guardando i vostri commenti, non vedo altro. Penso che ho risposto a tutti, quindi per qualsiasi informazione, qualsiasi domanda, commentate, io comunque vi risponderò e potete scrivermi anche privatamente. Mi raccomando, seguitemi sempre sui miei canali, quindi canale YouTube, pagina Instagram e sito web. Lasciate mi piace alla pagina, condividetela e ci vediamo presto alla prossima live. Scrivete qual è la vostra ricetta che vorreste che io facessi e insieme cerchiamo di farla. Va bene? Un bacione a tutti. Grazie per avermi seguito. Alla prossima.